Il codice di errore F6 in una lavastoviglie a marchio Whirlpool indica rubinetto chiuso. Addentrandoci nello specifico, in realtà indica che l'elettrovalvola di ingresso è aperta, ma che il flussometro non è riuscito a inviare un certo numero di impulsi, o comunque impulsi inferiori a 10, e quindi non scatta il pieno all'interno della vasca. Questo significa che durante la fase di avvio la lavastoviglie può caricare l'acqua, ma trascorsi alcuni minuti va in questo tipo di errore. E in buona sostanza, il difetto può essere riconducibile eventualmente anche al rubinetto dell'acqua chiusa, comunque ci possiamo sincerare immediatamente, oppure a un difetto dell'elettrovalvola che dovremmo andare a testare, quindi vedremo ora come eseguire questo test, o ancora un problema relativo al flussometro. Per quanto riguarda il test dell'elettrovalvola, basterà ovviamente staccare la corrente elettrica ed accedere alla parte inferiore, quindi dal di sotto alla lavastoviglie, e una volta raggiunta l'elettrovalvola staccare lo spinotto e con un tester posizionato sulla scala di 200 kΩ misurare. Quindi posizionare i due puntali del tester sui due faston di ingresso dell'elettrovalvola e misurarla. In questo caso dovremmo avere una risposta di intorno ai 3,5 kΩ, comunque può variare dai 3,5 ai 4 kΩ. Se siamo in questa condizione, l'elettrovalvola è funzionante, altrimenti l'elettrovalvola è da sostituire. Il secondo passaggio invece che dovremmo fare è quello relativo al flussometro che è posizionata nella tasca dell'airbrake. Il flussometro in buona sostanza è un piccolo oggetto all'interno del quale c'è un sistema che manda la continuità, quindi che manda il conteggio del passaggio tramite una ventolina che gira e quindi crea un campo magnetico, va a creare per l'appunto il contatto all'interno di un piccolo componente che invia per l'appunto il segnale del passaggio dell'acqua. Il test, quindi verificare se effettivamente funziona, con l'ausilio di un tester posizionato sulla scala più bassa degli ohm, posizioniamo i due puntali sulle estremità di questo componente e passiamo sul componente una calamita. Il passaggio della calamita consentirà il contatto delle due lamelle che ci sono all'interno. Se ci darà un risultato, significa che questo componente è funzionante. Qualora invece non desse nessun tipo di segnale, nessun tipo di risultato, è necessario sostituirlo. La sostituzione passa ovviamente attraverso l'utilizzo di un saldatore a stagno, tramite il quale possiamo prima dissaldare tale componente e successivamente, una volta acquistatone uno nuovo, possiamo riposizionarlo al posto di quello vecchio precedente. Potremmo anche riscontrare eventualmente sul flussometro anche un problema relativo alle piste, ovvero la continuità viene data sui due estremi che sono collegati allo spinotto della lavastoviglie, e in questo caso tale continuità potrebbe magari non essere potrebbe essersi consumato, quindi non mandare il giusto segnale allo spinotto e di conseguenza alla scheda elettronica, e quindi il flussometro essere sempre responsabile di tal malfunzionamento. In tal caso quello che bisogna fare è ricostruire sempre con dello stagno queste piste che sono fatte per l'appunto di stagno, per consentire e quindi garantire questa continuità. In questo caso avremmo ripristinato e risolto il problema del flussometro, e la lavastoviglie potrà tornare in funzione.